Bene ragazzi e benvenuti a questo nuovo vlog. Io sono Ale Ferrante 25 e oggi stiamo facendo un vlog un po' veloce perché beh, non ho tempo comunque. Vabbè, vedo di caricare perché adesso ultimamente adesso sto caricando video a raffica in questo oggi. Infatti io sto facendo un vlog a cavolo. Scusate, infatti sto facendo veloce, non è che cuffie. E volevo dire che oggi stavo caricando video a raffica perché allora ho ricaricato quello di FIFA perché poi adesso vi spiego. E quello di Mad Federer l'ho caricato oggi perché giovedì non me l'avevo caricato comunque. Per Outlast, martedì che mi ero bloccato per quelli che l'hanno visto. Martedì se praticamente è un bug, non apriva una porta. Quindi va bene, nel prossimo episodio vedo di andare più veloce possibile per recuperare. Anche se quel pezzo là che mi inseguiva quello là mentre dovevamo attivare i generatori doveva durare anche una puntata intera, due. Quindi ho fatto anche veloce. Volevo dire, FIFA 14, se non avete notato, forse l'ho detto nel video già, che stavo giocando su Play 4, perché praticamente faremo dei video su Play 4 così. Tipo, non so, a mio compleanno, non so, mi compro Assassin's Creed 4, Black Flag con l'espansione Freedom Cry. E mi dovrei, mi dovrei. E con il game capture della Play 3. E dovrei riuscire a registrare sia con Play 3 e registrare Assassin's Creed 4. Poi a marzo, quando c'è David Wheaton, vedo un po' che cosa fare. E peraltro, come gioco ho anche Killzone, che però registrerò anche quello, però per ora lo sta giocando mio padre, quindi quando finirà lui farò anche io, vabbè, giocherò e farò i gameplay da massimo 15 minuti e registrerò la Play 4. Per FIFA, ma per quelli che l'hanno già visto, avrete notato che le visualizzazioni sono diminuite perché l'ho ricaricato. L'ho ricaricato oggi perché praticamente non si vedeva bene la risoluzione. Pensavo che caricandolo con un altro programma, Sony Vegas, con questo altro programma pensavo che si caricasse meglio di Camtasia. Invece si è caricato sempre 1360, quindi vedrò di aggiustare questo problema al più presto possibile perché forse già domani uscirà il nuovo video, il secondo tempo di a Barcellona e Madrid. Barcellona e Madrid, avevo detto, sì. Per quanto riguarda poi Medfeder, si è praticamente non ho dato un titolo al video perché ho fatto veloce a caricare, quindi non ho potuto perché non ho potuto rivedere il video e vedere che titolo dare, quindi ho caricato subito e vabbè. Per questo vlog non ci saranno forse le recensioni, perché sto facendo in frettissima, perché 10 minuti durerà questo vlog, massimo, minimo 7. A parte il tempo che non interessa. Questo casino che vedete qua dietro è la mia camera e sarà tipo il nostro studio per quando faremo il video per Play 3. Anche se non so se metterò la webcam per quando farò il video sul computer. Comunque, è questo il nuovo spazio che vedrete dietro di me durante i video. No, ok. E per Play 4 non vedrete la webcam, solo in alcuni casi forse, ma pochissimi, vedersi la webcam perché registro direttamente da Play 4, da Play 4 perché registra da sola massimo 15 minuti di gameplay, per questo che non faccio due tempi di fila a FIFA 14, anche perché vabbè, e poi mi si blocca il video e cioè, non riesco neanche a montarlo perché se si blocca, cioè se supera i 15 minuti non posso, cioè si elimina il video da solo. Superato l'angolo Play 4. Allora, nel video scorso di Outlast, vecchio vecchio, mi sembra il primo, ci sono stati dei problemi, ma avrete sentito lo scambio della Last of Us Far Cry 3? Scordatevi di Far Cry 3 perché non lo farò come serie perché mi serve game capture e entro il 25 febbraio mio amico avrà già finito della Last of Us e io avrò già finito Far Cry 3.
Quindi per Play 3 forse potete aspettarvi prossimi progetti tipo Beyond Due Anime, ma non credo neanche, forse. Però sarà difficile, magari lo inizio quando registro su iPhone o su computer e poi dopo continuerò registrando con il Game Capture, però non credo. Ma altra serie che dovrei fare. Avevo intenzione di fare era Silent Hill Downpour, The Space 1, The Space 2, tutte le saghe di The Space, e vabbè anche The Space 3, però ancora vabbè, vedo di averlo più presto possibile. Altra cosa è no, ok, serie, praticamente. Ah, altra cosa, novità, computer, forse mercoledì la vedrete su Cat Mario, che non faccio più, a meno, non faccio più di, boh, farò Minecraft, anche, vabbè, perché avevo creato tutta la mia casa, ero già pronto, quindi non c'è bisogno di niente. Questa serie di Minecraft non la chiamerò Minecraft, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la chiamerò Forest Craft, cioè dovremmo resistere fino a quando muoio, però per quando muoio finisce la serie, boh, faremo tipo un telefilm, solo magari faremo la seconda serie se muoio con Forest Craft. Molto probabilmente c'è quello, però adesso ho creato la casa, solo che ho perso stavo uccidendo maiale e ho perso l'orientamento, quindi non so come finisce. Comunque, ah, mercoledì mi è arrivata la Play 4, come avrete visto, sì, vabbè, sì, basta, ben capito. Beh, buon prodotto, forse boh, evitiamo commenti sui commenti che dite, sì, vabbè, ma tanto, vabbè. No, per me, mio parere, secondo me la Play 4 è meglio dell'Xbox One, poi dite quello che volete. L'Xbox One magari può costare di più per il Kinect. Kinect, cosa in più che magari non serve neanche. Anche perché ho sentito, boh, non so se è vero, da un ragazzo che mi diceva che devono fare tipo un annetto così, devono fare un aggiornamento per cui aggiornavano il Kinect perché con i comandi vocali si sentiva solo, cioè potevi farlo solo in inglese. Vabbè. Non so se è vero, però. Come esclusive, beh, per ora l'Xbox One mi sembra in vantaggio, però per Play 4 dovrebbero arrivare tipo un nuovo Uncharted, così dicono poi. Dovrebbe arrivare Ninja Gaiden 4, non so se arriva per tutte e due le console. Ah, altra cosa che volevo dire, una fregatura di Metal Gear. Il database dei virus di Avast è stato aggiornato. Bene. Non so se avete sentito dell'antivirus, però vabbè, se non l'avete sentito è meglio. E praticamente per Metal Gear 5, Phantom Pain e Ground Zeroes, il primo che uscirà mi sembra che è Ground Zeroes, ma lo fanno uscire 40 euro per il Play 4, mi sembra. 40 euro un episodio e due quanto gli fai? Cioè, se ne compri tutti e due cos'è? 80 euro di pagare. Vabbè, è una fregatura comunque. Sentendo altri youtuber, vabbè, mi dicono che Xbox One, vabbè, alcuni tipo Mike Scioscia, così, vabbè, ma dicono che che l'Xbox One abbia, vabbè, dei difettucci, così, vabbè. Perché dico sempre vabbè. Ah, stavamo dicendo delle prossime serie. Su Black Ops ci dovrebbe essere la prossima serie, dovrebbe essere Assassin's Creed 4, Killzone, Shadowfall. Vabbè, farò ancora le partite di FIFA 14, ovviamente, Ultimate Team, come ho già detto, però non ho ancora caricato, e nel prossimo video che vedrete di FIFA 14. Altra cosa che no, niente, stavo guardando la che sembrava che si sciava qualcosa, mi era la scatola di Peter Critra che era un po' andata. Perché qua sotto sì, ho giochi che gioco per ora, però la mia collezione è di là, se poi, vabbè, in prossimi video farò vedere la mia collezione, sì. Ah, altra cosa, a proposito
Volevo parlare del DLC di The Last of Us. Si chiama... Ma chi se lo ricorda? Parla, mi sembra, quello che ho letto, che Ellie, cioè, è un capitolo dove controlli Ellie e prima di quando morisse la sua amica, sapete che alla fine della Last of Us, l'amica di Ellie, che non è... vuole uccidere Ellie perché dentro a Ellie c'è un antivirus, come dire, vabbè, un antivirus, anche se alla fine non è un antivirus per computer, ma è per l'epidemia zombie, la dei clicker. Detto questo, direi che possiamo chiudere, sì.